A Napoli, quando una persona non risponde in maniera adeguata a un'aggressione, si utilizza un detto molto particolare: non serve ombrello per scanso mazzato. E beh, certo, perché se ci si vuole proteggere dalle mazzate, cosa vuoi fare con un ombrello? Al massimo ti puoi proteggere da un acquazzone improvviso o patapate l'acqua, ma non dal patapato di mazzate. Oggi voglio parlarti di mazzate in lingua napoletana, perché alcuni uomini purtroppo pensano di saper comunicare solo con le mazzate. In napoletano lo schiaffo a mano aperta è opacro o buffetone. Quello così violento da lasciare il segno è ondorzafaccio o votavracce. Una grande copia di paccheri è una paccariata. Le mazzate sulla testa sono eccarocchie, escoppola. La mazzata violenta invece è la varriata, agagliosa. Una serie di calci ripetuti sono una cauciata. I colpi inferti, per esempio, invece con una mazza sono quelle vere, le mazzate. Oppure le paliate, quelle inferti con un palo, magari con un palifir. E lei sa cosa significa paliatone? Lo diceva Totò ad Alberto Sordi in un film che era Totò i re di Roma, 1951, Monicelli e Steno. Lei sa cos'è il paliatone? E poi lo picchia, picchia ad Alberto Sordi. Bene, molte donne purtroppo lo sanno benissimo cos'è un paliatone e purtroppo non sanno come difendersi. Beh, però sai che a pensarci bene l'ombrello potrebbe aiutare a rispondere alle mazzate, almeno in qualche modo limitando i danni. Certo, un uomo violento se le meriterebbe veramente due ombrellate sulla testa. No, non vi allarmate, non sto affatto suggerendo di rispondere alla violenza con altra violenza. Certo, quando qualcuno si mette a sogutare una femmina, la vuoi fare una paliata, ma anche semplicemente mette in mano un gol, è difficile difendersi col solo dialogo, con la sola parola. Però c'è un suggerimento, c'è un altro ombrello metaforico, c'è un ombrello che si chiama CAV ed è il centro antiviolenza del comune di Napoli, un luogo dove le donne possono essere ascoltate, possono essere comprese, possono essere aiutate. Amiche mie, se date anche una sola possibilità all'uomo che già vi ha aggredito, se date anche una sola possibilità per l'ultimo incontro, quello chiarificatorio, purtroppo rischiate tantissimo, rischiate di difendervi dalle paliate con un ombrello. E invece, amiche mie, andate ai centri antiviolenza e facete a brillare, o sola, rinda vita vostra. Io Lotto è l'iniziativa promossa dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli e finalizzata alla promozione dei centri antiviolenza, nata con l'intento di sensibilizzare le donne vittime di maltrattamenti a denunciare i loro oppressori. I centri di ascolto possono darti un aiuto concreto, anche solo un consiglio. Fai sentire la tua voce, chiama il 1522 o scrivici in chat.